Aggressioni a due lucciole, arrestato un quarantenne, in manette un uomo di Laiona accusato di aver picchiato a sangue due prostitute nigeriane, una delle quali ha perso la piena funzionalità di un braccio. Eclissi solare, spettacolo al Planetarium Alto Adige, molti curiosi che stamani hanno voluto osservare l'affascinante spettacolo astronomico con le strumentazioni della struttura di San Valentino in campo. Sicurezza pubblica, nuovo vertice a Palazzo Ducale, il commissario del governo Elisabetta Margiacchi ha ribadito che la situazione è sotto controllo anche se i furti sono in aumento. Speed ride record di Armin Senoneri, il campione gardenese ha stabilito il nuovo primato di velocità lanciandosi dal gruppo dell'Ortles raggiungendo i 153 km all'ora. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Dunque, l'avete visto e sentito in apertura dai nostri titoli, un quarantenne di Laiona è stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di aver picchiato brutalmente due prostitute, una delle quali ha riportato lesioni permanenti ad un braccio. Klaus Rabanser ha 40 anni, è di Laiona e gli investigatori in questo caso evitano di parlare di un insospettabile. In realtà l'arrestato aveva già un precedente per violenza sessuale sempre ai danni di una prostituta, anche questa è con modalità abbastanza crude e per cui adesso è anche in attesa di giudizio presso il Tribunale di Bolzano. A piede libero si sarebbe macchiato di due gravissimi episodi accaduti nel gennaio e febbraio scorsi. Il primo si sarebbe verificato in Valdega. La vittima ha una lucciola nigeriana con la quale l'uomo si era appartato. Dopo un diverbio la donna era stata selvaggiamente picchiata, tanto che i medici le hanno diagnosticato lesioni a un braccio di tale gravità da comprometterne la funzionalità. Nel primo caso la prostituta ha riportato lesioni guaribili in 60 giorni e probabilmente perderà o comunque avrà meno malato l'utilizzo di un braccio. A febbraio l'uomo avrebbe fatto lo stesso con un'altra prostituta nigeriana, in questo caso a San Genesio. Klaus Rabanser è stato riconosciuto per una piercing e per l'auto usata, la sua, trovata nel cortile della sua abitazione a Laiona, poco prima che gli inquirenti gli facessero scattare le manette ai polsi. Erano in tanti curiosi stamani al Planetarium di San Valentino in campo, naso all'insù ed affiancati da esperti, hanno potuto osservare l'eclissi solare. È stato l'evento astronomico più importante dell'anno, un'eclissi solare visibile da buona parte dell'Europa, Alto Adige compreso. Per l'occasione il Planetarium di San Valentino in campo ha messo a disposizione stamani strumenti di osservazione, organizzando anche proiezioni speciali. È bene dire che il posto migliore di tutta Europa per apprezzare l'eclissi sono state le isole Faroe, dove il sole è stato completamente oscurato, ma anche a San Valentino in campo lo spettacolo è stato affascinante. Poi, come detto, c'erano gli esperti a spiegare bene di cosa si è trattato. Un'eclissi solare è un fenomeno decisamente raro che avviene quando il Sole, la Luna e la Terra sono perfettamente allineati. La Luna passa davanti al disco solare, lo nasconde e quindi il Sole svanisce, si entra nella totalità dell'eclissi e si possono vedere, nella migliore delle ipotesi, anche le stelle. Il sole emette tantissima luce, anche oggi il 65-67% circa della superficie solare è coperto, quello che rimane emette abbastanza luce da provocare un danno agli occhi. La retina dei nostri occhi non è innervata, quindi se c'è un danno noi non lo sentiamo, non abbiamo dolore, non abbiamo fastidio. Quello che capita è che i problemi vengono fuori qualche ora dopo l'esposizione e quindi noi consigliamo assolutamente di utilizzare gli occhiali solari con i filtri, telescopi con filtri costruiti ad hoc per questo scopo, oppure utilizzare i solarscope per un'osservazione indiretta del sole. Mai guardare il sole direttamente, mai utilizzare pellicole fotografiche, occhiali da saldatore e altre soluzioni improvvisate. Vertice al commissariato del governo del presidente del consorzio dei comuni e dei presidenti delle comunità comprensoriali. Tra i temi trattati la situazione della sicurezza reale percepita in provincia di Bolzano.
Il tema della sicurezza in provincia di Bolzano è molto sentito. Proprio su questa tematica si è incentrato il vertice tenutosi al commissariato del governo, presieduto dal prefetto Margiacchi, e dal quale hanno partecipato il presidente del Consorzio dei Comuni e i presidenti della comunità comprensoriali, oltre alle diverse forze dell'ordine. Sicuramente, ha riferito il commissario del governo, non si può e non si deve parlare di situazione critica. Significativo è il raffronto tra il 2013 e il 2014, prendendo in esame alcuni reati commessi in provincia di Bolzano. Le lesioni colpose sono diminuite del 10%, le rapine dell'11%, le rapine nella cosiddetta pubblica via hanno registrato un meno 17%. Meno 40% i reati che ruotano attorno all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Punto dolente, in territorio altoatesino, rimangono invece i furti, con un aumento del 9,7% nel 2014 rispetto al 2013. L'unico dato negativo riguarda quello dei furti ed è per questo che dico, essendo ahimè varia la tipologia delle fattispecie criminose, va dalle lesioni dolose agli omicidi che sono a zero, grazie a Dio, alle estorsioni, alle rapine, ecco, avere soltanto questa tipologia da combattere è direi consolante. Indagini in corso sull'aggressione a sfondo politico perpetrata ai danni di tre giovani in corso libertà a Bolzano. Si tratta di tre militanti di sinistra che hanno segnalato alla polizia di essere stati accerchiati da otto giovani definitisi di destra che avrebbero picchiato uno di loro prendendolo a calci e pugni. La polizia ha già individuato due componenti del gruppo che si è reso responsabile dell'aggressione. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Digos. Ospite d'eccezione ieri al Circolo Cittadino di Bolzano, parliamo del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Per il ciclo di incontri La città che vogliamo, ieri al Circolo Cittadino di Bolzano è intervenuto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che dal maggio 2012 è per la quarta volta nella sua carriera primo cittadino del capoluogo siciliano, carica che ricoprì per la prima volta già tra il 1985 e il 1990. Protagonista del dibattito politico nazionale e anche della lotta alla mafia, nell'ambito della quale si scontrò duramente anche con Giovanni Falcone, a Bolzano Leo Luca Orlando ha parlato anche e soprattutto di autonomia, criticando l'atteggiamento del governo Renzi nei confronti delle regioni e province autonome italiane. Occorre prestare nuova attenzione alle autonomie locali, prestare attenzione alle formazioni sociali. La Camusso è antipatica, ma il sindacato serve. Bersani è antipatico, ma i partiti servono. Orlando poi è antipaticissimo, ma i comuni servono. E così le comunità, e così le comunità parrocchiali, e così le ACLI, e così l'ARCI, le tante forme di organizzazione del sociale che purtroppo da 20 anni a questa parte vengono mortificate. A poco più di un mese e mezzo dalle elezioni comunali altoatesine, Orlando ha voluto anche sottolineare l'esempio siciliano, quello dato da una serie di sindaci che rispondono a un solo partito, dice, quello della loro città. In Sicilia tutti i sindaci, attraverso l'ANCI, attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, della sezione siciliana, hanno deciso di aderire tutti allo stesso partito. Per ognuno di noi che fa il sindaco, il partito ha un solo nome, quello della sua città. Io come sindaco di Palermo ho un solo partito che si chiama Palermo, e così il sindaco di Catania, quello di Messina, quello di Siracusa. Rinuncia all'appoggio di Casa Pound Giovanni Ivan Benussi, candidato sindaco a Bolzano. Lo annuncia lo stesso Benussi in una lettera aperta all'organizzazione dell'estrema destra, nella quale sottolinea la sua completa estraneità da qualsiasi legame ideologico. Passiamo allo sport. Grande impresa dello speedrider gardenese Armin Senoner, che ha stabilito il nuovo record mondiale nella disciplina che combina l'uso dello sci ad una piccola vela da parapendio. Senoner si è lanciato dalla vetta del Gran Zebru nel gruppo dell'Ortles Cevedale, raggiungendo la velocità massima di 152,9 km all'ora e battendo così il primato precedente, che apparteneva al francese François Bon, con 146,6 km orari. Il record di Senoner è stato confermato dalla Federazione Aeronautica Internazionale, che per registrarlo ha utilizzato un sofisticato sistema di rilevamento GPS. E questa è la nostra ultima notizia, ora andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo.
La giornata di domani inizierà con nubi basse in molte valli, tratti soleggiati più lunghi saranno probabilmente presenti sulla Val Venosta. In giornata le nubi tenderanno ad aumentare e in serata da ovest arriveranno le prime precipitazioni, limite delle nevicate attorno ai 1000 metri di quota. I valori previsti: Silandro 3, 12, Merano 4, 14, Bolzano 5, 14, Vipiteno meno 1, 10, Bressanone 2, 12, Brunico 1, 10. Domenica le precipitazioni si esauriranno con delle schiarite nel pomeriggio, lunedì il tempo sarà abbastanza soleggiato con delle nubi basse durante la mattinata, per martedì si prevede maggiore variabilità con sole a tratti, mentre mercoledì prevarranno le nubi con precipitazioni in giornata. È tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale, tra poco ci occuperemo di hockey su ghiaccio con la telecronaca diretta di gara 7 dei quarti di finale dell'Ebel tra Linz e Bolzano. Grazie dell'attenzione, ma soprattutto buona serata. Sciare fino allo svenimento, con sole e panorama mozzafiato su tutte le piste. Scatenarsi sulla leggendaria pista Tramec, la più lunga di tutto l'Alto Adige, con i suoi 9 km di pura adrenalina. Oppure intraprendere una ciaspolata verso il meritato riposo. www.close.org, il doppio piacere. Se vuoi contribuire ad un futuro nuovo per la Chiesa locale, vieni al Forum del Sinodo il 21 marzo e contribuisci anche tu con le tue idee. Partecipa e sii protagonista. Vieni al Forum del Sinodo sabato 21 marzo dalle 9 alle 18 alla Fiera di Bolzano. Brick System, tutto il giardino che volete. Scarponi che fanno male? Vesciche? Piedi freddi? Noi abbiamo la soluzione. MM Wundersox, fatti di un tessuto speciale. Termici, contro vesciche, dolori, cattivi odori, resistenti, senza fastidiosi elastici, adatti per diabetici e con numero di soccorso. MM Wundersox, calze che cambiano la vostra vita. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.